collaborazione con Buonasera, continuiamo ad andare in onda con Topo Volley. L'attività sul campo è finita, ma stiamo entrando nel pieno vivo del mercato e non solo, perché si è disputato il trofeo delle province lo scorso fine settimana. C'è stata anche la Del Monte Junior League per quanto riguarda la Lega Pallavolo Maschile, ma c'è stato soprattutto giovedì scorso la grande festa del trentennale dello Scudetto Zinella. La prossima settimana andremo in onda infatti con uno speciale ampiamente dedicato a quella serata, a quei campioni. Intanto invece buon ritrovato, bentornato a Rosario Paladino, presidente della FIPAV di Bologna. Ciao, ciao. Ciao Laura, buonasera a tutti. Per la Zinella Paolo Penazzi. Ciao di nuovo. Via Skype, buonasera. Marco Bergonzi, presidente della FIPAV. Ciao Marco. Tutti. Allora, chi ha vinto tra voi due? Lui. Lui è Cesenatico? Sì. Marco? Non ho vinto Topovic, ho vinto contro Bologna. Sì. Infatti ho chiesto tra voi due. No, il trofeo delle province è stato dominato da Modena sia nel maschile che nella femminile. Assolutamente. Modena. Quindi avete fatto pretattica fino all'ultimo? Eh? Avete fatto pretattica tu e Rosario? La stiamo facendo adesso. Tattica, non posso. Ah, ok, state già lavorando in prospettiva. È vero. Allora, Rosario, la tua squadra come sono andate? Beh, insomma, tutto sommato bene, siamo stati capaci di perdere con Piacenza con le donne, no, a parte tutto, è stato un bellissimo fine settimana, questo per i giovani soprattutto, ma anche per le diverse rappresentative. Al contrario degli altri anni c'è stata molta distribuzione nei premi e nelle classifiche, per cui eccetto Modena che insomma si è distinta per questo primo posto in tutte e due le categorie maschile e femminile, ma ha ben figurato anche nel beach. Le altre hanno avuto, anche le altre province hanno avuto delle punte di eccellenza. Ricordavo la nostra squadra che femminile, che è arrivata terza, aveva perso appunto la semifinale contro Piacenza e dopo invece è stata capace di fare il suo il terzo posto e quindi comunque di ottenere il podio. Nei maschi non è andata meglio perché durante le partite di qualificazione abbiamo incontrato poi le squadre che sono arrivate dal primo al terzo posto, per cui sicuramente con una squadra che abbiamo messo in piedi da poco e non certo tra le migliori selezioni che abbiamo avuto, siamo arrivati lo stesso comunque quinti. Nel beach discretamente le ragazze, meno bene i maschi, però abbiamo avuto delle coppie giovani nel beach che questo ci lascia ben sperare per il futuro. Da ricordare due segnalazioni perché sono state premiate come migliore atlete il nostro libero e la nostra attaccante più forte, quindi questa gratificazione almeno sugli atleti che facevano parte della selezione ci ha fatto molto piacere. Io credo che sia collegato anche Lorenzo Dallari, ho capito giusto dalla regia? Lorenzo? Non ancora. Direi che ci sono dei problemi. Lorenzo? Niente, vediamo di richiamare Lorenzo Dallari. Marco, allora, ha già detto Rosario com'è andata per Bologna. Piacenza è andata un po' meglio, mi sembra di capire. Abbiamo anche delle foto, però intanto vediamo di ripristinare il collegamento con Lorenzo. Ci senti, Marco? Assolutamente, sul femminile sì, è andata leggermente meglio. Da annoverare anche il premio individuale come miglior atleta del torneo, che ha dato molta molta soddisfazione, soprattutto perché è una ragazza del 2002, quindi ancora un anno da disputare
il trofeo delle province, quindi sicuramente un... Eccolo. Marco, perché c'è stato un bel preludio a questa trasferta a Cesenatico, con addirittura la consegna della... della bandiera. Ah, della bandiera, ecco. La bandiera di Piacenza, assolutamente. Sì, sì. Stiamo vedendo proprio le immagini. Assolutamente, è stata una bellissima cosa, perché noi teniamo molto alla selezione, come tutte le nostre province d'altro canto, e la consideriamo veramente la nostra piccola nazionale, quindi grazie alla ottima collaborazione che c'è in essere con le istituzioni locali, abbiamo deciso di fare questa conferenza stampa, presentazione in provincia, perché appunto è l'espressione di tutto il movimento provinciale. E il consigliere delegato allo sport, Stefano Perrucci, è un grande tifoso di pallavolo e quindi ci ha accolto molto volentieri nella sede del consiglio provinciale e ci ha consegnato simbolicamente la bandiera di Piacenza, che è stata con noi durante tutto il torneo. Sicuramente una bella emozione per questi piccoli e per le loro famiglie. Tu, Paolo, avevi dei convocati, mi sembra. Come al solito non pochi, diciamo che l'ossatura della parte maschile la fa sempre la Zinella, quindi è una caratteristica base quella, e per i giocatori è molto importante, a parte che si sentono proprio di prestigio essere convocati, fare parte di una mini nazionale, anche se provinciale, li inorgoglisce molto, si sono allenati tutto l'anno, ma erano i giocatori che secondo me hanno un discreto futuro, Tapparo, Touré, Poloni, che è il figlio di Poloni, Riccardo, quello che ha giocato anche in A1, e poi Sabioni, che è altro figlio d'arte, un noto dirigente femminile. Sono ragazzi molto volenterosi e molto alti, quindi anche se lì per lì, in effetti, come ha detto Rosario, si sono scontrati, certo, con realtà già abbastanza mature per loro, però sono dei prospetti, io credo, interessanti, che anche come Under 15, non a caso, hanno pelato le finali regionali, quindi sono arrivati, diciamo, quinti anche nelle... calcolando che Final Four la fanno in quattro, sono arrivati quinti anche in regione, quindi hanno ribadito lo stesso risultato. Però a differenza di queste sconfitte un po' più nette di cui si parlava prima, a livello proprio del nostro campionato, l'Under 15 provinciale l'hanno dominato, e a livello regionale hanno perso proprio un punto, perché in effetti perdendo 3-1 e non 3-2 con Modena non si sono qualificati per questo. Quindi, come dicevo prima, giocatori sicuramente di prospettiva nell'ampio panorama del Zinelliano, con tutti i giocatori di prospettiva, anche l'Under 15 convocata nelle selezioni ha fatto la sua, e i ragazzi erano comunque contenti di esserci stati, perché l'ambiente di Cesenatico è molto bello, e quindi è una cosa gratificante per loro e anche per la società che si rivedono convocare. Ecco, Marco e Rosario, oltretutto c'è questo momento proprio di confronto anche tra voi province, tra i tecnici, quindi al di là che i bimbi si divertono molto, i ragazzini, perché sono già adolescenti, si divertono molto, hanno questa possibilità di stare tutti insieme in questa struttura meravigliosa di Cesenatico, dell'Eurocamp, che li ospita tutti gli anni, però anche per voi è un momento di crescita, perché potete scambiarvi informazioni anche tecniche. Ma comunque penso che questi appuntamenti vadano mantenuti, non solo, ma gli vada dato quel giusto significato che devono avere dal punto di vista aggregativo per i ragazzi, dello scambio di informazioni, come dici tu, ma non solo, del confronto sulle tecniche di allenamento, perché si vedono anche questo, le ragazze e i ragazzi si scambiano le informazioni che ricevono dai loro selezionatori, le confrontano con quelle che hanno con le società, si confrontano con le squadre avversarie, con le altre province, insomma si creano così quell'ambiente favorevole alla comunicazione più ampia sotto tutti i punti di vista. È anche un momento tecnico per gli arbitri, per i selezionatori, per noi stessi dirigenti dei comitati provinciali. Infatti è stata l'occasione per un incontro della consulta regionale che raccoglie tutti i presidenti della provincia, per valutare insieme anche i progetti nuovi dell'attività giovanile, soprattutto quella svolta in collaborazione con le scuole o all'interno delle scuole, perché stanno maturando dei progetti nuovi a livello di federazione che noi poi, i comitati periferici, dovremmo essere in grado di sviluppare in collaborazione con l'ex provveditorato agli studi e con le organizzazioni scolastiche e con le società del territorio. Quindi momenti piacevolissimi, dove anche i selezionatori regionali sono presenti tutte le volte alle gare, sia quello maschile che quello femminile, proprio perché da lì, da queste selezioni provinciali, vengono fuori gli atleti che faranno parte di quella rappresentativa regionale che si incontrerà in quest'estate con le altre rappresentative regionali. Quindi tanti piccoli movimenti. Questa è stata un po' la prima tappa, poi c'è, ovviamente, appunto per i ragazzi e le ragazze.
Marco, da parte tua, poi ci spostiamo anche sulla Junior League. Da parte mia è stato sicuramente, come sempre, un momento molto interessante, anche perché le ragazze hanno l'opportunità di confrontarsi con un livello tecnico veramente, veramente elevato. L'organizzazione, come sempre, è impeccabile e quindi è andato veramente tutto bene. È anche un'occasione per i tecnici per confrontarsi un po' e per gettare le basi già per l'anno prossimo, sperando di trovare sempre la formula più corretta e più adatta, che quest'anno abbiamo avuto un po' di difficoltà, un po' di problemi con alcune situazioni e quindi sono state messe in campo delle nuove ulteriori proposte. Un momento importante anche per altri settori come quello del beach volley, perché c'è tutto il trofeo delle province beach anche, che purtroppo quest'anno si è dovuto disputare al chiuso. Però se non avete preso benissimo come fine settimana, è stato brutto su tutta la regione, al mare in maniera particolare, era quasi inverno più che inizio estate, tarda primavera. Esattamente, e in più anche, non dimentichiamoci mai, il settore arbitrale, che in questa sede svolge un'importante funzione, che è quello, oltre che di dirigere le gare, il settore arbitri regionale ha la possibilità di visionare quelli che sono i candidati per il passaggio in regione. Giusto, Marco, l'hai sottolineato in maniera molto corretta, quindi grazie anche di questa informazione. Restiamo a parlare dei nostri giovani, lo facciamo appunto spostando però l'attenzione in Puglia. Castellana Grotta ha aspettato la del Monte Junior League, un altro appuntamento fondamentale, questa Under 19 che abbiamo visto negli ultimi anni ha sempre proiettato poi in Serie A dei giocatori interessantissimi. L'ultimo è Giannelli, che è già aggregato anche alla nazionale di Berruto, e la nazionale è da ieri in Australia, è pronta infatti a partire la World League che poi arriverà anche nella nostra regione il 7 di giugno. Queste però sono le immagini di questa finale. Trento, campione anche con questa Under 19, oltre che campione d'Italia con la prima squadra, contro Castellano Grotto, un risultato un po' a sorpresa perché non ci si aspettava che i padroni di casa riuscissero ad arrivare in finale. È stata una finale molto bella, molto entusiasmante. Il fatto che anche lì ci sia stata la diretta streaming è stato un ulteriore palcoscenico per questi giovani che comunque sono davvero il nostro futuro. Queste sono anche le premiazioni. Quindi 4 giorni intensissimi, si gioca a ritmo veramente... due partite al giorno. Altri momenti importanti, non soltanto tecnici. Io ricordo la nascita della Junior League, perché allora ero dirigente della Serie A e furono i primi esperimenti proprio nel periodo in cui noi calcavamo quei campi lì con la prima squadra. E per i ragazzi era un'esperienza bellissima, cioè quella di viaggiare insieme alla squadra, alla prima squadra, e disputare la gara prima dell'incontro. Insomma, aveva una veste diversa. Comunque... Sì, mi ricordo bene che era un sacrificio, tra virgolette, comunque meritato anche per i ragazzi, per quello di trasferirsi con la prima squadra, di avere tempi un po' strani per la disputa delle gare, però... Mi viene da ridere mentre parlavi, perché con il fatto che sono un po' datato mi ricordo quello che succedeva a noi, perché la stessa cosa c'era 40 anni fa, ai tempi della Juniores, perché la Serie A era obbligata per la Juniores. Sì. Allora c'era qualche dirigente risparmioso qua di Bologna, quando giocava nella Virtus, che diceva, si arrivava, si faceva la trasferta, poi diceva, allora la Serie A al ristorante, la Juniores in pullman. Questa è proprio... Però penso normale, i tempi ci sono evoluti ormai effettivamente. No, loro i ragazzi viaggiavano con noi, se ti ricordi. E mangiavano al ristorante anche loro. Comunque mi fai i complimenti a Castellana Grotta, perché sfruttando il fattore campo evidentemente hanno fatto con quello che hanno fatto in finale, ma complimentissimi a Trento, campione d'Italia, non per caso, perché sta sfornando italiani a ripetizioni, Giannelli, Nelli, Lanza e compagnia bella, perché già con questa cos'è? 5 volte di fila che campione, credo, Under... No, Trento è al terzo titolo, secondo consecutivo titolo nella storia. Quindi non è mica assolutamente poco, ecco perché curando così tanto il vivaio d'eccellenza, perché lì in effetti hanno dei signori giocatori, dopo qualcosa si riflette in prima squadra, quindi mi fai i complimenti. Non è un caso che chi vince la Junior League poi alla fine vince lo scudetto, oppure è assolutamente competitiva, visto che adesso bisogna puntare sui giovani per contenere i costi, quindi Diego Mosna non sbaglia un colpo, quindi tanti complimenti a lui, insomma, e anche a questi ragazzi, perché è stata egregia questa partita. Castellana forse aveva visto avanti organizzando i finali, perché pensava proprio di avere la squadra, anche perché ha fatto risultato con Treia, mi pare di... Infatti appunto andiamo a vedere anche come sono state le classifiche finali. Trento prima, Castellana Grotta seconda, Treia terza, Modena quarta, Ortona quinta, Latina sesta, Città di Castello settima, Verona ottava, Perugia nona e Corigliano decima. Ovvero Trento ha battuto Castellana Grotta 3-1 in finale
terzo e quarto posto. Traia si è imposta su Modena per 3-1. Finale quinto e sesto posto, Ortona ha battuto la Topo Volley Latina 3-2. Finale settimo e ottavo, Città di Castello 3-2 sul Verona. Finale nono e decimo, Perugia Corigliano 3-2 e Traia Castellana Grotte 1-3. Appunto, Castellana Grotte aveva battuto la squadra marchigiana. Quindi quattro giorni intensissimi. Castellana Grotte comunque bravissima anche nell'organizzazione di questo evento, perché è un bel impegno giocare su due impianti per tanti giorni consecutivi. Due partite al giorno per ogni squadra, quindi al di là dell'ospitalità c'è davvero tutto un sistema di organizzazione dietro molto forte. Andiamo proprio, spostiamo quindi l'attenzione su quello che è il coach fresco del titolo della Junior League, della Del Monte Junior League. Parliamo del coach di Trento, che è Francesco Conci. Allora, Francesco Conci, conquistata la Del Monte Junior League qui a Castellana Grotte, vinta con i padroni di casa, una bella finale per voi, solo un set perso in questa finale. Sì, eravamo preparatissimi a una partita combattuta, insomma non ci aspettavamo certamente una gara semplice come quella del girone, dove Castellana secondo me non aveva espresso tutto il suo potenziale. Poi dopo aver visto l'impresa, la loro impresa ieri sera con Macerata, eravamo preparati a una battaglia, sapevamo che avremmo giocato in un palazzetto con tutti contro. Sono molto contento perché al di là di una buona partenza siamo riusciti, dopo un secondo set perso 25-23 al fotofinish, a trovare le forze nel terzo set, anche quando siamo partiti male, per rimontare con calma, senza voler strafare, senza andare fuori giri, e poi alla fine siamo riusciti a sfruttare un po' di fisicità in più che abbiamo nei fondamentali di prima linea. I tuoi ragazzi da importanti parametri fisici hanno partecipato a un campionato di Serie B, insomma un bel gruppo questo. Sì, decisamente un bel gruppo, poi sono particolarmente contento perché rispetto al gruppo che aveva già vinto la Junior League l'anno scorso, quest'anno abbiamo cambiato tre ragazzi. Abbiamo cambiato tre ragazzi del sestetto, qualcuno di loro anche alla prima esperienza da protagonista in una finale nazionale, però devo dire che sono stati bravi sia... Mamma che fredda! Sia questi tre, ma anche gli altri ragazzi con un po' più di esperienza, che hanno supportato insomma questi ragazzi alla prima esperienza. Una dedica? Ma guarda, io solitamente lo dedico a noi, però questa volta vorrei più che dedicare, ringraziare alcuni ragazzi, Andrea Weller in modo particolare, per lui insomma era la prima esperienza e sicuramente aveva tanta pressione addosso, Riccardo Mazzon che si è aggiunto al gruppo quest'anno ed è riuscito a portare a casa un titolo dopo aver perso tante partite contro di noi, e anche a due persone dello staff, a Mattia Castello che è rimasto a Trento ad allenare il gruppo Under 17 e a Luca Baratto che è la new entry come preparatore atletico e secondo allenatore. Paolo, dicevi impassibile nonostante le docce fredde che arrivavano. Carissimo, a parte che parla molto bene, si capisce che è un allenatore che fa ruotare i giocatori, quindi a parte che è in un posto di assoluto prestigio, veramente credo che tutti gli allenatori italiani invidino chi può allenare i giovani proprio di Trento, ma anche come carattere non ha fatto una piega, gli versavano tutta l'acqua addosso, lui tranquillo, imperterrito, si asciugava, continuava la sua intervista, era professionale fino alla fine, non si è lasciato andare, però aveva quel sorriso di fondo compiaciuto che insomma la diceva lunga, però è carina anche questo della pallavolo, che insomma si vedono questi particolari curiosi ma simpaticissimi. Intanto grazie al collega Fabrizio D'Alessandro che ha permesso di avere tutti questi contributi in arrivo appunto dalla Puglia. Marco, hai avuto modo di seguire anche un po' quanto accadeva in Puglia? Assolutamente no, sono sincero. Quindi non sapete che c'è stato un giocatore di Trento che ha messo a segno ben 21 punti il giorno della finale? È un po' il nuovo Giannelli? Anche se uno gioca palleggiatore e l'altro ovviamente con un ruolo che mette invece il pallone a terra? Ti dico, purtroppo il nostro grosso problema sul settore maschile è sempre quello dei numeri molto risicati, ne ha una dimostrazione anche il risultato che è arrivato dal trofeo delle province, dove siamo arrivati penultimi, ma effettivamente abbiamo questo grande problema del settore giovanile maschile, dove abbiamo numeri molto molto piccoli, e quindi stiamo cercando in tutti i modi di trovare progetti, collaborazioni, trovare una chiave di volta a questa situazione, ma con grande difficoltà. Il settore giovanile maschile ha difficoltà un po'
in tutte le realtà noi ultimamente ne stiamo soffrendo particolarmente. Però questo dispiace particolarmente nel tuo caso, perché cioè, questo effetto coppa non è stato sfruttato, è un po' dispiace particolarmente, perché effettivamente avete avuto, speriamo continuerete ad avere, anche se i problemi sono grossi, una squadra stupenda che ha proprio stato un piacere vedere, ha giocato proprio assolutamente, quindi si sperava che qualche giovane maschietto vedendo questi campioni fosse attirato e quindi aumentasse sicuramente l'adesione. Invece evidentemente il problema è così endemico che non c'è coppa che tenga, non c'è effetto simulazione. Sai Paolo, il discorso è sempre che si può sfruttare l'effetto volano di una situazione simile, ma sotto ci deve essere tutta una serie di realtà che la sfruttino, appunto, il volano. E comunque sia, ultimamente abbiamo notato che non basta più avere la squadra che vince addirittura magari lo scudetto. Perché se non vai a cercare proprio le persone, non vengono a bussarti alla porta. I ragazzi oggi come oggi non vengono a bussarti alla porta per fare sport, non vengono a bussarti alla porta per fare pallavolo. Questo lo dice uno come te, che ha fatto un almanacco l'altro anno con la pubblicazione, con tutte le foto di tutti i giocatori, che è una marea, e non solo femminile, quindi hai molti, molti tesserati assolutamente, anche molti maschi. L'analisi è abbastanza... È abbastanza impietosa, perché abbiamo più o meno un 3.000 tesserati nella provincia di Piacenza, di cui 2.800 femmine, quindi sicuramente è un'analisi abbastanza drastica, diciamo. Ma è la percentuale che hanno tutti tranne Modena, tranne Modena e Ravenna, credo. Sì, no, però se andiamo a togliere quelli che sono molti dei partecipanti della prima divisione maschile, dove l'età si è effettivamente alzata notevolmente, quelli che sono i giovani purtroppo si contano. Devo dire che l'effetto positivo lo stiamo avendo grazie all'Under 13 3x3, sta creando effettivamente quello che era un po' uno dei suoi obiettivi, che è quello che squadre che hanno anche 3-4 maschietti riescono a fare un campionato ed è la base per ripartire, però ne vedremo. Quindi questo Mauro Beruto ci aveva visto giusto qualche anno fa quando ha proposto il 3x3 Under 13? Con l'impatto sul nostro territorio è stato molto positivo, società che prima non facevano maschile hanno iniziato a farlo, quindi vedremo se si riesce a coltivare il seme, questo è il seme naturalmente. Rosario Scoloni? Da noi un po' più difficile questo, abbiamo chiesto alle società che fanno il femminile di fare reclutamento anche per i maschi, e poi noi come comitato provinciale ci occupiamo anche di mettere insieme questi ragazzi e di farli anche giocare, visto che da soli non avrebbero, all'interno della società non sarebbero riusciti a partecipare ai campionati. E questo è il primo esperimento, da quest'anno abbiamo provato a inserirli anche nei concentramenti 3x3, quando ci sono i gruppi già organizzati da parte delle squadre, e raccogliamo questi ragazzini che sarebbero impossibilitati a partecipare, li mettiamo insieme e li facciamo giocare contro le squadre che già partecipano al campionato. È un tentativo, sul maschile bisogna lavorare molto, bisogna avere una nuova progettualità, bisogna ragionare in maniera diversa, bisogna coinvolgere nei tempi giusti, ci sono tante situazioni da valutare, probabilmente possiamo anche incominciare più avanti a reclutarli, dovremmo evitare che la società faro del territorio catalizzi l'interesse di tutti i ragazzi che fanno la pallavolo, ma che rimanga tale che dia l'opportunità alle altre società di fare attività sempre a livello giovanile. Zinella è in questa direzione, dove i ragazzi che da prima selezione poi passano, li trasferisce ad altre società tra virgolette con le quali collaborano, non dico satellite, ma perché hanno un'identità loro, ma società che collaborano con la prima squadra. Il nostro tentativo è quello di fare crescere sempre più questa sensibilità, di non togliere l'una o due eccellenze dalle società grosse, ma di consentirgli di andare avanti almeno fino ai 13-14 anni, per poi fare parte della,
società di vertice. E soprattutto di divertirsi, perché mi risulta, esatto, che i ragazzi con questa formula si divertono molto più, toccano il doppio dei palloni rispetto al solito e quindi l'attacco, che è la cosa più interessante, cominciano a farlo. Quindi devo dire che Verruto ci ha visto due volte bene, sia per il fatto che aumenta il proselitismo di base, sia per il fatto che aumenta il piacere di giocare, quindi sono meno frustrati questi bimbi a giocare 6 contro 6 a toccare un pallone di morta di papa. Magari quindi, quando giocavano miste con anche le bimbe. Ancora peggio, ancora più frustrante, eccetera, perché insomma diventava sminuente ai loro occhi, poi spesso perdevano la paga anche dalle ragazzine, quindi la formula è sicuramente buona, però come ha detto prima giustamente Marco, la cosa vincente è cercare di creare nel territorio le premesse, quindi entrare nella scuola, visto che siamo lo sport scolastico per eccellenza, educativo per eccellenza, ambo sessi per eccellenza, bisogna cercare di avere questa collaborazione col provveditorato, tipo quello che l'Atinella ha da ormai da 22 anni a questa parte, addirittura il provveditorato che cerca noi per dire organizzate la festa, bisogna dare merito a chi c'è sempre dietro, cioè i vari Matteo Pellizzoni, Augusto Passini, Leo Palladino, che fanno lavoro egregio, l'abbiamo già detto anche l'altra puntata, ma c'erano 1100 bambini al Trofeo Primavera, di cui maschi almeno, io penso, circa la metà, perché essendo scuole elementari e medie, ecco che è una buona base assolutamente su cui lavorare, quindi credo che sia quello il vincente, evitare che si disperdano troppo e cercare in quella manifestazione lì, senza prevaricare, perché poi ovviamente il bimbo e i genitori sono liberissimi di scegliere quello che vogliono, però curato in un certo modo credo che sia uno stimolo e sia un seme che viene gettato annualmente con delle positività. Ecco, Paolo ha parlato della festa Zinella, Marco, c'è in arrivo la tua che più o meno riguarda un altro migliaio di tesserati FIPAV. Esattamente, la nostra ormai tradizionale festa di fine anno, siamo giunti alla sesta edizione, quindi è diventato veramente un appuntamento fisso dove festeggiamo la fine della stagione con tutte le premiazioni, quindi premiamo veramente dai più piccolini ai più grandi e poi si fa festa tutti insieme, un momento per ritrovarsi, per festeggiare, per stare insieme. Sicuramente ricordiamo però quando è, quindi il 4 di giugno? 4 di giugno, inizio serata ore 21, apertura locale ore 20:30. Partiamo subito con le premiazioni di tutte le categorie e poi, come dicevo prima, appunto, è un momento di festa. Siamo in una discoteca, in una location molto, molto bella, soprattutto per i giovani che sono nel loro ambiente. È una festa orientata a loro. Ci siamo posti appunto questo problema qualche anno fa di dire facciamo qualcosa che soddisfi gli atleti. Gli atleti si divertono giustamente nel loro ambiente. Quindi è stato veramente bello anche per noi approcciare questa situazione. In più, ormai ribadisco, è un appuntamento consolidato, abbiamo sempre più o meno tra i... C'è un problema con il collegamento, allora rientriamo in studio, lo facciamo per lanciare l'intervista. Prima dicevamo 21 punti per Oreste Cavuti, miglior giocatore di questa finale della Junior League, del Monte Junior League. Andiamo quindi a sentire come ha festeggiato questo titolo. Oreste Cavuto, MVP di questa del Monte Junior League. Trento batte Castellana Grotte 3-1 qui a Castellana Grotte e conquista questo torneo importante Under 19 riservato alle società di Serie A. Sì, sicuramente una bella emozione, sia vincere la partita in casa contro una squadra così organizzata, sia vincere naturalmente il premio di miglior giocatore. E loro sono stati bravi a metterci sotto, perché tanto che ci hanno rubato anche un set, la prima squadra che ci ha rubato un set in questo torneo. Siamo contenti, era l'obiettivo che ci eravamo prefissati e quindi bene così, dai. Ora penseremo alle prossime finali comunque. MVP in una squadra così forte, bisogna dirlo, cosa si prova? Sicuramente fantastico, perché comunque tutti i giocatori sono all'altezza di questo premio. È capitato a me perché magari ho fatto qualcosina in più, ma comunque sia gli MVP siamo tutti qui, l'MVP è la squadra. Lo scorso anno con Giannelli, quest'anno senza, insomma, Trento comunque si conferma un grande gruppo. Sì, anche questa è stata una cosa fantastica, perché comunque abbiamo vinto una serie di scudetti tutti con Simone, che naturalmente è un giocatore che ora sta in Nazionale Seniores, come abbiamo visto in Australia World League, quindi vincere senza di lui è stato ancora più bello, anche se l'avessimo voluto in campo con noi. Ora i prossimi obiettivi imminenti del vostro gruppo e poi nel futuro cosa vedi? Il prossimo obiettivo naturalmente sono le finali Under 19 ad Amano Terme, poi per la
tutti. E questo è il miglior giocatore della finale della Junior League. Appunto, questi sono i giocatori che tra qualche mese, perché ormai dire qualche anno è un po' sbagliato, diciamo qualche mese, vedremo protagonisti nei nostri campionati di A2 e di A1. Di cui sentiremo parlare, di questi giocatori qui, perché questo è esattamente come il suo allenatore, ha parlato benissimo, estremamente corretto, equilibrato, anche lui non ha fatto una piega, disturbato da orsetti, buffetti, eccetera, quindi ne ha fatti tutti i colori, ma un serio professionista, in gambissima sto ragazzo, sia come punti che come ragazzo, e poi viva la faccia, questo qui non ha baffi, barba, treccine, sì, cappelli lunghi, riporti, eccetera, una sana faccia, bella, pulita, pallavolistica, è una garanzia. Questo è uno spot per le fanciulle, insomma. Sì, ma assolutamente, come Vettori, adesso tutti i belini, eccetera, ma così deve essere, quando vedo quella roba strana, eccetera, così non mi piace, e non a caso non gioca poi tanto bene quando sono messi male. Abbiamo recuperato direi anche Marco Bergondi, ci saranno anche i giocatori della Serie A, quindi Marco, il 4 di giugno. Ricordiamo che l'ingresso è gratuito. Assolutamente, l'ingresso è gratuito, libero a tutti. Ci saranno anche gli atleti di Serie A, quelli che sono disponibili e quelli che sono ancora a Piacenza, anche se ormai abbiamo sempre più piacentini fra i giocatori di Serie A, nel senso che quando vengono a Piacenza si innamorano e non vanno più via, anche se magari poi o smettono di giocare, vanno a giocare in altre realtà, però abitano a Piacenza, e quindi naturalmente sono gli ospiti d'onore della serata, ma che valorizzano ancora di più quelli che sono i tutti i partecipanti. E anche perché a livello femminile state facendo una bella squadrina. Mi sembra. Vi state divertendo come mercato. Così sembra, infatti sicuramente ci riserverà tante sorprese l'anno prossimo, e in più siamo sempre in attesa, come ormai tutta Piacenza è in attesa di conoscere l'evoluzione della 1 maschile. La 2 femminile hai notizie? Neanche, quindi in attesa. Stiamo vivendo un po' alla giornata, sono sincero, ci sono naturalmente delle situazioni che si stanno sviluppando, questo lo sappiamo, non abbiamo nessuna informazione da nessun punto di vista su come si svilupperà la prossima stagione. Beh, intanto è un mercato femminile davvero in ebollizione. Avete saputo che la Diouf è arrivata a Modena, è stata confermata la Ferretti, è tornata la Horvath, quindi anche Modena pronta a rilanciarsi. Il presidente Marchi ha detto: alziamo l'asticella, siamo usciti quest'anno molto presto, ma costruiremo una squadra per fare molto bene l'anno prossimo. Mencarelli, nuovo allenatore di Busto Arsizio. Serena Ortolani e Davide Mazzanti destinati a Conegliano, quindi un'estate caldissima per le donne. Cioè, Mazzanti ha appena vinto lo scudetto con un'impresa epica e lascia il posto, si porta dietro anche la Ortolani. Marito e moglie, no, quello è inevitabile, però tra l'altro tu dicevi che non avevo visto la finale, me la sono rivista perché la parola la fa vedere a tutte loro, è stata veramente una finale bellissima, hanno fatto un partitone. E poi dicevi della Diouf, dovrebbe essere sicuramente il colpo del mercato. Anche c'è la Bosetti che va a Novara, quindi davvero tanti movimenti. Ma perché le donne sono già tutte mosse e gli uomini sono tutti belli fermi ancora, non ho capito questa... Non abbiamo in collegamento Rossini, niente, nessuno che ci spieghi qualcosa. Oggi stavamo cercando appunto Lorenzo Dallari. Intanto io volevo fare gli auguri a Marco Meone. Abbiamo commentato Piacenza, un giocatore che ha fatto tanto quest'anno. Il suo contributo è stato più che altro in palestra, però è tornato appena è stato chiamato per dare una mano. Oggi è il compleanno, quindi gli auguri vanno a Marco Meone. Così come poi a Fabrizio Rossini, avrei fatti più tardi, ma già che ci siamo, l'hai nominato, è il compleanno anche di Fabrizio, quindi da parte nostra vanno ovviamente gli auguri. Auguri per tutti. Abbiamo finito questa cosa. Facciamo anche a Blengini gli auguri allora. Ne parliamo dopo? Nuovo allenatore, hai detto della maschile, entriamo anche nel merito di questo mercato della maschile. I primi movimenti sono ufficiali, Blengini va a Treia, Giuliani ha rescisso questo contratto. È da vedere tutto, perché finché Blengini era allenatore della Top Volley, mi sembra, sì, era, quindi era il nostro allenatore, allenava la Top Volley Latina, che ci hanno rubato il nome, fatti dare i diritti d'autore, andava tutto bene, poteva essere anche il secondo di Beruto. Adesso invece che allena una signora squadra che ha degli interessi, non so se magari gli fiscano le orecchie, perché in teoria, come non voleva il doppio incarico Barbolini Brugioni, quando allenava... Ma poi anche per Brugioni. Appunto, uguale. Cioè, non, allora qui Blengini ha lavorato talmente bene che si è meritato la Lube, auguri, doveva rimboccarsi le maniche, perché in effetti la Lube è una squadra difficile da gestire, perché ha l'obbligo di vincere e non vince tanto spesso. Però adesso come la mettiamo con la nazionale? Perché insomma, fa un'eccezione, allora doveva farla anche per Barbolini però. Quindi sono curioso di vedere come escono da questa impasse. Tra l'altro poi era sull'aereo per Perugia. Cosa ridi te, disgraziato? L'hanno beccato da Perugia. No, te non vai a Perugia dove potevi forse fare il secondo. Vai a Treia, no, a Liga 3 però non puoi fare il secondo della nazionale. Vediamo.
Quindi insomma, almeno facciamo parlare un po' di noi con questa notizia per patina come la giri. Allora, prima facciamo parlare invece questi papà e figlio d'arte, Luca e Diego Cantagalli, anche loro... Vai, cambia argomento. Sì, cambia argomento perché restiamo sui nostri giovani. Oggi la puntata è un po' questa, visto che poi non abbiamo gli interlocutori giusti per parlare di mercato approfonditamente. Andiamo a sentire da Luca e Diego Cantagalli questo commento a questa 4 giorni di Castellana Grotta. Cantagalli Senior e Cantagalli Junior, questa del Monte Junior League, la Cucina Lube Banca Marche 3 a chiude al terzo posto. Insomma, a te Luca chiedo cosa hai visto in questa fase finale, questi giovani quanto e se sono pronti per il volley dei grandi? Ma sicuramente un buon livello, non eccesso ma un buon livello. I ragazzi, ma vedo che ci mettono tanto entusiasmo, tanto impegno, tanta volontà. Però ancora, come si dice in gergo, hanno bisogno di mangiare un po' di crostini. Credo che ieri sia stata una partita, almeno la parte della traia non giocata benissimo, i ragazzi erano molto nervosi e quindi non hanno fatto una gran bella partita. Al contrario, Castellana ha giocato veramente bene, una squadra sicuramente meno dotata fisicamente, ma messa in campo molto bene, una squadra di giocatori molto tecnici, mi sono piaciuti perché hanno giocato veramente da grande squadra. Che dire, insomma il livello è buono, i ragazzi si stanno impegnando tanto, c'è entusiasmo e che è quello che conta, poi sapere che se usciranno dei campioncini è ancora un po' presto, qualcosa si vede, ci sono comunque buone squadre, credo che sia stata finora una bella competizione. Oggi c'è una grande finale, secondo me, tra due ottime squadre e speriamo che il futuro sia roseo, soprattutto per loro importante e pieno di soddisfazione. Ora sei passato dal lato della panchina, non posso non chiederti cosa è cambiato dalla tua pallavolo a questa pallavolo. Ma un'enormità di cose, io giocavo col fallo ancora in bagger, esisteva ancora la doppia, adesso addirittura si riceve in palleggio, prima tocca non è fallo, tanto per fare un esempio, quindi è cambiato tantissimo, c'è stata un'evoluzione della pallavolo di grande stravolgimento, perché dal tie break al rally point system al libero, quindi devo dire che è veramente cambiata tanto. Io ho avuto la fortuna di giocare tutti i sistemi di gioco e devo dire che mi piaceva più prima, perché comunque era una pallavolo più tecnica, adesso si bada molto, molto al fisico, molta velocità della palla, forse si è un po' tralasciato la tecnica, questo forse è l'unico rammarico che ci tengo a sottolineare. Ora faccio una domanda a Cantagalli, allenatore, ex giocatore e anche padre, come hai visto tuo figlio in questi giorni? Va bene, nel senso che sta facendo progressi, è ancora molto giovane perché è il più piccolo della squadra, di età, non di altezza, e credo che abbia fatto una bella competizione, considerato il fatto che la può fare ancora per 3 anni, quindi sicuramente ci saranno dei miglioramenti, sicuramente spero che in futuro si possa togliere anche la soddisfazione di poterla vincere. Allora Diego, terzo posto per voi, una bella esperienza, un cognome importante per te, insomma come hai vissuto questa Junior League? Beh, diciamo che il cognome alla fine, cioè posso dire che papà io, adesso sono io, quindi non mi pesa tanto il fatto del cognome in campo. Questo torneo è stata una bella esperienza, abbiamo cercato almeno nelle prime partite di mettercela tutta e quindi di dimostrare chi eravamo, poi contro Castellana è andata male. Secondo me tanto sull'atteggiamento che avevamo, perché abbiamo iniziato il giorno prima già a pensare avanti, questa secondo me era una cosa sbagliata e quindi si è visto in campo alla fine. Cosa vuol dire avere in casa un padre, un ex campione, un allenatore? Quali sono i consigli e cosa cerchi di prendere da lui? Beh, posso dire, è una cosa bellissima per quanto mi riguarda. Dati tanti consigli, mi dà tante cose da imparare ancora, quindi cerco di apprenderli tutti. Solitamente un padre quando un figlio è piccolo racconta delle favole, delle storie. Cosa tuo padre in particolare ti ha raccontato quando eri piccolino della sua pallavolo? Cosa dire? Non saprei cosa dire perché mi ha raccontato tante cose, quindi
elencarle tutte è un po' difficile. Diciamo che quando ero piccolino realmente raccontavo delle favole, non le raccontavo di pallavolo, quindi quelle sono venute più tardi. Non ce lo vedo molto Luca Cantagalli che racconta le favole, sinceramente. Dobbiamo... è molto dolce, molto, però da qui a raccontare le favole. Dobbiamo ricordare che c'è anche un altro fratellino più piccolo che gioca fra l'altro nella selezione Reggio Emilia, che rappresenta il trofeo delle province come libero, con i capelli molto più lunghi di papà e fratello comunque. Ma almeno questi figli maschi giocano a pallavolo, sì, non come il figlio di Lucchetta che gioca nella Fortitudo Basket. Quindi... ma anche il figlio di Lollo Bernardi gioca a basket. Anche, quindi... uguale Gianni ha la figlia che gioca a pallavolo, ma il maschio gioca a basket. Noi ci diciamo, ma neanche la Nazionale dei Fenomeni li ha tutti instradati, quindi lì il problema. E Cantagalli almeno da quel punto di vista due ne ha due per adesso. Però nelle favole potrei raccontargli la battuta vincente del Mondiale del 98, la sua ultima. Tra un po' parliamo dello scudetto. Detto che invece avete vinto a Reggio Emilia, visto che Luca ha allenato quest'anno proprio la Conad Reggio Emilia. Noi ci fermiamo un attimo, però intanto spazio alla regia. Stagione azzurra è stato dato la scorsa settimana a Milano all'Expo, un momento ovviamente una bella vetrina per il nostro movimento, significativa, c'erano sia i due CT Berruto e Bonita, c'erano anche Luca Vettori, che tu a Piacenza hai avuto, Marco, un giocatore, un uomo, prima che un giocatore davvero dolce, dicevamo di Luca sì. Cantagalli, però un ragazzo molto disponibile che si è costruito in questi anni partendo magari dal Club Italia, pochi ricordano l'esperienza a Piacenza, ma invece è giusto puntualizzare anche questo. Assolutamente, ha lasciato un ottimo ricordo Luca Piacenza, l'abbiamo visto un po' crescere tra Parma e Piacenza, quindi è stata una grandissima soddisfazione ed è tuttora una grandissima soddisfazione vederlo calcare determinati campi, soprattutto perché, come dicevi giustamente tu, è una grande persona anche nel nostro sport, è sempre un aspetto a cui teniamo molto, e quindi questo sicuramente va sottolineato, anche perché quando ha lasciato Piacenza ha lasciato veramente un vuoto soprattutto nel cuore di tantissime ragazze, perché è anche un gran bel ragazzo, dobbiamo dirlo. Allora, devo rettificare perché c'erano Piano e Birarelli all'Expo, c'è anche un bel siparietto, ci sono delle immagini con loro su due cavallini finti ovviamente che fanno questa gara, vediamo se riusciamo a vedere questa gang, eccoli qua, i nostri due azzurri che si sono dilettati all'Expo in questa gara con il capitano che ha detto sì sì lo lascio vincere, e quindi... questo è Piano. Ci sono delle altre immagini con appunto Matteo Piano e Birarelli, c'erano anche le due ragazze che rappresentavano le donne in partenza con Bonito, ovvero la Righetti e la Bosetti, che dicevamo ne ho acquisto di Novara, eccolo qua, questi scambi con uomini contro donne, la nazionale femminile contro quella maschile in queste immagini. Devo dire che era ora che la federazione sfruttasse un po' di gran cassa, perché in effetti abbiamo due nazionali, tutte e due belle e vincenti, e finalmente le ha esposte a Expo, e quindi c'è stato un notevole risalto mediatico di questa iniziativa. E devo dire che mi compiaccio finalmente che si sono dati un po' una mossa, infatti Mario si vedeva lì troneggiare tra Bonita e Berruto, quindi anche questo insieme di BB, questi due allenatori, poi Piano che non sarà bello come Vettori, questo piccolo lapsus di prima, però ugualmente, tra l'altro guarda che palleggia bene anche, mi sembra, Berruto in questo caso, quindi cioè, gli puoi insegnare qualcosa. Fatto sta che in questo Expo, che è una vetrina, finalmente la pallavolo, visto che c'è una caldissima estate azzurra sia maschile che femminile, ci siamo dati un po' una mossa, e nella vetrina più importante d'Italia, la pallavolo, insomma, con mia grande soddisfazione, c'era, e credo che tutti i media l'hanno riportato questo evento, e quindi ci voleva. Che state sarà la nostra azzurre?
Beh, positivo. Pensavo al fatto, al legame molto con lo sponsor della nazionale, perché penso che la presenza all'Expo sia legato a Kinder, che da anni sostiene la nostra federazione come tante altre discipline, perché Kinder, dobbiamo ricordare che la Ferrero penso che in molti sport sia presente col suo marchio e che sostenga lo sport a 360 gradi. Soprattutto proprio con i piccoli. Grazie a Maurizio. Queste sono le immagini invece dell'ultimo raduno a Roma prima della partenza appunto per l'Australia, dove sono stati ricevuti anche dal console. Gli azzurri sono già dall'altra parte del mondo. È una nazionale secondo me che deve sperimentare, io sono convinto che lo debba fare, perché se lo fa in quest'anno dove molti giocatori sono messi in mostra, anche tra quelli che meno avevano calcato il campo prima, penso che aiuti. Infatti il fatto stesso che adesso vadano via, credo, ben 6 giocatori che non avevano fatto parte prima della nazionale in questa trasferta, come ricordavi tu, australiana, penso che aiuti il movimento, anche perché questa crescita dei ragazzi e il fatto che ragazzi nuovi si avvicinino alla nazionale lo vedo come un fatto estremamente positivo, dà l'opportunità a loro di farsi vedere e a quelli che rimangono fuori di trovare nuovi stimoli per cercare di raggiungere questo posto nazionale. Nazionale deve essere sempre un luogo dove tu devi aspirare ad arrivare e devi quindi stimolare tantissima gente a farne parte. Vedo che anche così si muovono un po' tutte le nazionali, che sono sempre meno arroccate a numeri stretti, agli stessi atleti, ma perlomeno dal punto di vista della visibilità o della ricerca del talento si danno da fare i selezionatori a cercare sempre nuovi atleti da inserire nella nazionale, magari in tempi diversi, in situazioni diverse, in condizioni di amichevole o di tornei, e questo è il futuro forse delle nazionali. Bisogna dare merito a Dallari che ci ha preso, perché questa sedicenne nuova su cui sta puntando Bonita, adesso mi sfugge il nome, è Gonu, eccetera, sì. Che ci aveva detto 2 mesi fa Lorenzo Dallari, puntate su questa ragazza qua perché avrà sicuramente un futuro alla grandissima. Vedo che è stata convocata, ha anche giocato recentemente, quindi è una sedicenne, credo, quindi italianissima, di Alessandria, credo, anche se è completamente tutta bella scura di pelle, ma che non vuol dire assolutamente niente. Vuol dire che in effetti i talenti ci sono e sono andati a pescarli proprio in giro, quindi bene che sia un'estate di esperimenti, perché insomma... Oltretutto il Club Italia è ufficialmente nel prossimo campionato di A1 femminile, quindi un'altra avventura, non si sa ancora dove giocheranno, perché presumibilmente ogni settimana saranno itineranti in giro per l'Italia proprio per portare la grandissima pallavolo, e probabilmente però come base potrebbe essere Parma, perché si sta lavorando perché il Club Italia torni a Parma. Io prima in realtà volevo lanciare l'intervista a Vettori, quindi lo faccio in questo momento, mi serviva lì il collegamento con l'Expo. Andiamo a sentire quello che ha detto Vettori. Forse perché è bello anche tu vuoi lanciare Vettori, no, assolutamente. No, perché anche Travis, le ho tutti, andiamo a sentire Vettori. Ma è bello anche Travis. Tutti, non ce n'è uno. Tanto per le ultime 2 partite della finale Scudetto? No, solo un po' il rammarico, ecco, di non aver espresso appieno al meglio il nostro gioco, che credo insomma che durante appunto tutto il corso dell'anno sia stato di altissimo livello, e Trento non era imbattibile, questo lo sanno, cioè ce ne eravamo resi conto un po' tutti, però alla fine credo che abbiano meritato loro e bravi loro. Una sola settimana e si inizia con la maglia azzurra dopo la scorsa stagione che non è andata molto bene. Con che spirito si inizia questa nuova stagione? Bah, sicuramente costruttivo, positivo, siamo tutti molto curiosi, ecco, di vedere cosa succederà, come riusciremo a reagire dalla scorsa estate, e sperando che appunto tutto il gruppo si riassesti verso una volontà di squadra e verso delle vittorie. Avete parlato di quello che è stata la scorsa stagione o si rinizia da zero e basta? No, credo che si rinizi da zero, e le parole nel merito della scorsa stagione le abbiamo fatte un pochino durante il corso dell'anno, magari con chiacchierate individuali, e quest'anno si deve pensare al futuro. Ci sono volti nuovi, si parla anche dell'arrivo di Guantoregna, che in un primo l'anno scorso o 2 anni fa c'era stato qualche mugugno al suo nome. Tu cosa ne pensi? Difficile esprimere un parere adesso, finché non l'avrò vicino in campo, e credo che sicuramente sarà una bella opportunità che andrà comunque gestita, spiegata e un pochino tamponata.
World League, Europeo, Coppa del Mondo, sarà una stagione molto lunga. Come si gestisce, come si affronta una stagione lunga così? Probabilmente con tante presenze, tanti volti nuovi, tanta proprio voglia da parte dei giocatori di giocare, quindi anche le energie nuove saranno determinanti, fondamentali, soprattutto per la World League, per assestarsi e poi avere gli ultimi obiettivi dell'estate, quelli più importanti. World League che sarà a Bologna il 7 di giugno, ore 18, partita ovviamente trasmessa dalla Rai. Sarà un Italia-Serbia sicuramente interessante. Nicola Gorbic in panchina per la Serbia, Mauro Berutto con questa nazionale un po' cambiata, un po' da ricostruire, un po' da rimotivare. Infatti più ricostruita, da motivare, come dici tu, da rinnovare nello spirito, nel carattere, nell'atteggiamento che la squadra deve avere. Penso che ci voglia una spinta maggiore per raggiungere i risultati più alti. Paolo l'ha sempre raccontato e ricordato tutte le volte che forse qualcosa è mancata nel momento decisivo, proprio nello spirito di squadra, nella squadra, nell'atteggiamento della squadra nei confronti della ricerca del risultato. Penso che questo sia il salto che deve fare, al di là delle qualità tecniche che i nostri giocatori hanno e all'esplosione di alcuni giocatori dai più giovani come Giannelli, che sarà difficile tenere fuori dal campo. Penso che le difficoltà ci siano per il tecnico, ben vengano queste difficoltà quando si tratta di abbondanza di atleti di qualità, ma come un Lanza stesso che ha fatto un campionato eccellente, come dei centrali che sono ripetuti. Io ho visto Birarelli anche nelle partite finali, secondo me è stato determinante per aiutare il risultato della sua formazione, che partiva non certo con i favori del pronostico, dopo aver rivoluzionato, riveduto la propria formazione. Comunque io sono sempre stato abbastanza critico nei confronti di Berutto, di come non ha tanto stimolato in quel frangente lì, però mi sono ricreduto, perché dovete sapere che ne parleremo la prossima puntata, quello che è andato più a ruba di tutti nel sorteggio che è stato fatto alla festa di Zinella è stato il libro La Leggenda Azzurra, libro recente di Lorenzo Dallari. Io me lo sono letto tutto con amore, me lo sono sfogliato, non l'ho vinto ma l'ho avuto comunque. E devo dire che Berutto ha fatto comunque un ottimo palmarès, perché ha infilato una serie di prestazioni, cioè l'argento alla World League, l'argento all'Europeo, quindi veramente nel mondiale, ma in realtà quindi, questi anni è rimasto impresso a me per primo il 13° posto del mondiale, che vai a vedere negli annali, credo che fosse da 30 anni che non capitava una roba del genere, però immediatamente prima ha sempre lavorato bene, quindi un'altra chance, se ha rimosso questo mondiale qui, e tutti noi l'abbiamo rimosso, che gli dà una carica, specie con questi nuovi giocatori che sta inserendo, quindi diciamo che un'altra chance se la merita, forse anche più di una, però speriamo che gli anche basti quella. Anche perché il 2016 non, davvero molto molto vicino. Ma non si contesta il tecnico, si contesta lo spirito di quel momento. Esatto, proprio lo spirito di quel momento lì. Marco, per caso sei andato a vedere a Ravenna Italia-Cina sabato sera, visto che eri lì in zona? No, sabato sera ero in mezzo all'acqua, alla palude a Cesenatico. È vero, eravamo in mezzo alla palude. Non girare il coltello nella piaga, te l'ha detto che è un tempo da lupi, tutte le volte ti chiedi dove era. Viva l'assist, va bene. Abbiamo cercato di portare le selezioni anche alle selezioni, ma purtroppo non è stato possibile per tutta una serie di impegni, anche perché comunque il giorno successivo dovevano giocare la finale. Ma tu l'hai vista da qualche parte comunque, Italia-Cina, che sei riuscito a vederla differita? L'Italia ha debuttato con una doppia vittoria sia a Ravenna che a Monza ieri, Italia di Marco Bonita, che da domani con una nazionale assolutamente qui veramente rifatta con tante giovani sarà in Svizzera, a parte l'attività ufficiale, quindi in bocca al lupo anche l'azzurra di Marco Bonita. Tra un attimo poi lo sentiremo, questo è l'ultimo punto di Ravenna con Italia-Cina, grande accoglienza alla Pala De André, questa prima uscita della nazionale festeggiatissima, ovviamente Marco oltretutto è di Ravenna, quindi ci teneva particolarmente ad avere le proprie giovani lì protagoniste. Dicevo, andiamo invece a sentire da Silvano Brusori, che ho intervistato durante la festa Scudetto, i 30 anni dalla festa Scudetto della Zinella, abbiamo parlato a 360 gradi di attività del comitato regionale, andiamo a sentire quindi il presidente della FIPAV CRER, Silvano Brusori. In compagnia di Silvano Brusori, presidente della FIPAV Emilia Romagna, non ti vediamo in studio da un po', questa sera è una cosa un po' particolare perché siamo in pieni festeggiamenti per il trentennale dello Scudetto. Partiamo da questo incontro con i campioni di allora che tu hai vissuto personalmente. Allora, intanto chiedo scusa a coloro che a volte mi vedono
a lunedì pomeriggio, alla lunedì sera, perché purtroppo la mia vita mi porta ad essere impegnato proprio il lunedì. Per quanto riguarda la serata, è una meravigliosa serata, sicuramente sono emozionatissimo perché è veramente rivivere un evento che con più passa il tempo rimane nel ricordo come un momento della mia vita importantissimo, che ha visto la mia crescita da un punto di vista di dirigente di società prima e poi ovviamente dopo di federazione. Quindi prendo l'occasione anche per dire grazie al mondo della pallavolo, ma soprattutto al mondo della Zinella, perché poi entrando in federazione sono poi entrato anche nella presidenza. Quindi è un mondo che mi ha accompagnato e che io ringrazio particolarmente. Da speaker, qual è la vittoria della Zinella che ricordi con maggiore emozione? Visto che tu hai fatto anche lo speaker per tanti anni al Palazzo. Esattamente, ti dico anche che mi manca moltissimo perché dava emozioni particolari. Mi viene da dire l'incontro con i russi, che fu veramente tosta quella gara lì, perché fu bellissima, considerando che il Paladozza era pienissimo e fuori c'era un metro di neve. Paladozza che adesso si riaccende con la grandissima pallavolo internazionale, mancava da un po' perché non era omologato il campo, adesso invece torna alla World League, lo fa con l'Italia di Mauro Berruto ricostruita, c'è un mondiale da dimenticare, c'è un Rio 2016 da conquistare, quindi sarà un'estate molto particolare quella degli azzurri. Si parte dalla Paladozza il 7 di giugno con Italia-Serbia, ovvero dall'altra parte del campo un certo Nicola Gerbic che tutti conosciamo bene. Assolutamente sì. Ho avuto già modo di dirlo, sono orgogliosissimo di poter organizzare questa gara a Bologna. Italia-Serbia è una gara di cartello perché oltre il valore delle due nazionali trova però anche giocatori che già giocano nel nostro campionato e ovviamente è un passo importante verso la preparazione di quello che tu dicevi come in vista degli impegni della nazionale. Io spero veramente che il Paladozza si riempia per questo momento sportivo davvero importante, perché chi vive gli eventi sportivi al Paladozza non li dimentica mai. Ovviamente biglietteria aperta, si gioca alle ore 18, appunto è una domenica, quindi si spera nel grande pubblico proprio perché ci sono dei campionissimi. Ecco, io voglio invitare tutti quanti a prendere il biglietto ovviamente lo si può acquistare direttamente su Ticket One oppure anche chiamare direttamente la Federazione Regionale al 051 631 1314, siamo prontissimi a soddisfare ogni vostra esigenza. Mi rivolgo soprattutto alle società, ai tesserati per i quali sono state predisposte delle promozioni in modo da fare in maniera che i più giovani e anche gli amanti della pallavolo più grandi possano assistere a questo spettacolo. L'anno scorso ci fu Italia-Brasile che fu fatto a Casalecchio, però vivere l'evento al Paladozza è davvero unico. E questa era la presidente della FIFA, allora vi ricordo biglietterie aperte per Italia-Serbia il 7 di giugno. Marco, tu ti ricordi l'anno dello scudetto dell'85 della Zinella, quei giocatori, Babini, Gianmarco Venturi? Non era nato. Non era nato. Io sono nato nell'85. Ho capito che tu vuoi degli assist, ma non parlo più che oltre l'85. Non era nato. Quei campioni non li hai visti giocare, ma te li ricordi, Marco, aiutami. Ha visto, ma chiedilo a noi, allora chiedi a Bergoglio. Nelle figurine. Avevo 3 anni, facevo un po', avevo qualche difficoltà. Marco, stasera io e te, va bene che non ci siamo messi d'accordo, è un disastro. Non l'aiuti proprio la Laura, non che c'è precoce, empatia, proprio niente. Il precoce che a 3 anni già conoscevi. Marco, lui allora... già conosceva Mila e Shiro, lui è cresciuto a Mila e Shiro, chiediglielo. Marco, allora ti racconto che il 21 maggio dell'85 la Zinella a Reggio Emilia in gara 3 ha battuto Modena. Risultato a sorpresa perché aveva già perso gara 1 proprio contro Modena, è andata a vincere alle Paladozza, quindi si è giocata questa gara 3 meravigliosa. Stupefacente, tanti campioni tra cui Stelio De Rocco, Roberto Visini, Fanton, Minelli, Scarioli, aiutami Paolo, invece tu, il Babbo l'abbiamo ricordato, ti rimane Oscar Albin, Fanton l'hai detto, ti rimane, no, Scuola l'ho detto, il capitano, va bene, 10 giocatori erano, quindi non si sbaglia.
Allora, quindi questa appunto era la squadra che poi ha trionfato a Reggio Phantom, Emilia. Forse. Sono rientrati tutti a Bologna giovedì scorso per questa festa che coincideva proprio con la data ufficiale dei festeggiamenti. C'era anche il capitano, che era Angelo Scuro, andiamo a sentire. Carretti, si è fatto tutto pensando ai giovani, pensando a ottenere il massimo da quello che potevamo tirar fuori dall'aspetto umano, dall'aspetto del gruppo, e devo dire che alla fine quello che manca oggi a Bologna è solamente una squadra di primissimo livello, perché questa cultura è restata, no? Oggi sento che c'è questa voglia di riuscire a portare dei giovani sullo stage, sul palcoscenico. Quando veni qua mi permetterono di lanciare il beach volley, perché io ci credevo sempre a questo sport. Quando andai in America, no, vidi decine di migliaia di persone divertirsi, giocare, assistere ai tornei americani di beach volley con niente praticamente, solo la sabbia, un net e poi dei palloni. Pensavo che si potesse portare in Italia, dove abbiamo delle spiagge magnifiche, e loro mi permisero di iniziare nell'84 il primo torneo. Quindi per me è importante oggi anche, faccio più di 30 anni dal primo torneo a Cervia, dove lanciamo il beach volley nei bagni Fantini. E poi oggi siamo ai Giochi Olimpici, abbiamo un circuito mondiale con più di 10 milioni di montepremi, è uno degli sport più seguiti ai Giochi Olimpici, ma non solo ai Giochi Olimpici, quindi sono veramente molto orgoglioso di essermi dato a un altro. Zinella l'ha anche vinto uno scudetto con il beach, Babini e Lione, a portare a casa, sì, questo tricolore. Sì, non è stato facile sicuramente, perché in Italia ci sono dei giocatori fortissimi, e Lione era un ottimo giocatore, Babini giocava benissimo le due discipline. Questo è un po' un anticipo di quello che vedrete lunedì prossimo. Saremo infatti in onda con uno speciale realizzato all'interno della serata, completamente dedicato ai 30 anni della festa dello scudetto Zinella, quindi tanti campioni, tanto modo per stare insieme al di là della pallavolo. Ci eravamo dimenticati Ciccio Giovannini e Leo Carretti, quindi questa era un po' la squadra tricolore. Sì. Marco, abbiamo detto allora il 4 di giugno la grande festa lì a Piacenza, ricordiamo dove e comunque le modalità per arrivare. Allora sì, grande festa della pallavolo, il nostro Volley Night, 4 giugno ore 20:30, apertura del locale all'Avila di Piacenza. Tutti quelli di Piacenza conoscono bene il locale, comunque per chi non lo conosce è nella zona Castello di Rivalta, una zona anche molto caratteristica della nostra provincia, quindi si può unire anche il dilettevole al dilettevole in questo caso. Altri appuntamenti per il prossimo fine settimana, Marco? Abbiamo il nostro circuito di mini volley che prosegue per tutta la provincia, come tutte le domeniche. La domenica passata eravamo a Casellandi, la prossima domenica, doppio appuntamento, saremo a Ponte dell'Olio a Calendasco. Quindi è un altro momento molto importante, perché appunto i nostri giovani atleti hanno la possibilità di divertirsi tutto il giorno all'aperto. Marco, tu la settimana scorsa non siamo riusciti a collegarti perché eri impegnato in federazione, c'è stato infatti un grave lutto che vi ha colpito. Martedì avete dato l'addio al presidente storico Gambardella. Esattamente, io ho l'onore di aver preso il suo posto ormai 3 anni fa. Vincenzo Gambardella, che per tutti era Gamba, ci ha lasciato dopo un periodo di malattia. È stato un momento molto molto triste, ma è stata anche l'occasione per ricordare, per vedere tutto quello che è stato fatto da lui in 40 anni di presidenza della FIPAV, ma non solo, giustamente. Marco, c'è in onda la tua foto, quella che ci hai fatto avere è proprio del tuo matrimonio. Esattamente, quella è stato un bel ricordo, un bel momento. Dicevo che non è stato solo presidente della federazione, è stato un momento giusto anche per sottolinearlo, è stato un arbitro anche di benemerito di calcio e anche un grandissimo allenatore che, al di là dei risultati che sono relativi, si è sempre impegnato sui giovanili, e le sue ragazze l'hanno sempre adorato. Addirittura ci sono state delle generazioni dove c'è stata madre e figlia che sono state allenate sempre da lui, addirittura quasi 3 generazioni di madre, figlia, nonna che sono state allenate sempre da lui. Quindi sicuramente, se la nostra pallavolo a Piacenza oggi è così, dobbiamo sicuramente quasi tutto a Gamba.
Marco, sicuramente il 4 di giugno ci sarà modo anche di ricordarlo. Allora vi ricordo, ingresso gratuito, questa grande festa della pallavolo si tiene anche in caso di maltempo, perché la discoteca è sì soprattutto all'aperto, ma permette di avere dei bellissimi locali anche alla chiuso, quindi nel caso comunque assicurata questa festa. Comunque, visto che Giove Pluvio ultimamente qualche scherzo lo sta facendo. I prossimi appuntamenti invece per la pallavolo bolognese, Rosario? Aspettiamo questi playoff delle squadre bolognese che sono ancora in lizza per fare il salto di categoria. Penso a Coveme, appunto, che fa la gara 1 mercoledì contro Chieri, mi pare che sia una squadra di Chieri, e la B2 di Imola, la Clai, che incontra la squadra di Verona, che ha superato la prima fase. Quindi ci aspettiamo due incontri interessanti, soprattutto per capire quale sarà l'esito di una stagione interessante per tutte e due le società, che è andata forse anche oltre le aspettative. Però quando si arriva a quel punto bisogna lottare per vincere e per fare il risultato migliore. Fare il salto di categoria sarebbe importante per tutte e due le società. Forse ritroveremmo questa lettera A anche a Bologna già dal prossimo anno. Noi confidiamo che questo possa avvenire, viste anche quello che la squadra ha dimostrato di poter fare, la Coveme, e quello che ha dimostrato in quest'anno difficilissimo peraltro per sì, le sorti. Come avevamo detto, tanti infortuni che hanno davvero creato mille problemi a Claudio Casadio. Paolo, in chiusura, i tuoi appuntamenti, ormai le squadre sono in vacanza. Sì, adesso è rimasto in piedi l'Under 13 6x6, che anche quello si è fatta facendo le finali, farà le finali regionali, sono stati imbattuti anche loro, come dicevamo prima, nei vari campionati provinciali, quindi è un gruppo molto interessante, questi dei 12-13 anni, e ha un buon futuro sicuramente, quindi è l'ultima squadra ancora in attività, poi staremo a elucubrare come consiglio di amministrazione come organizzare l'attività per il prossimo anno, che sarà molto impegnativo. Inizia a dire che non ti dispiacerebbe eventualmente un titolo della B2? No, perché in effetti, se anche sull'onda emotiva di questo trentennale, se qualche imprenditore si fosse interessato, ci si potrebbe mettere in lizza trovando le risorse. E quello che ha detto Eric Dusi alla nostra festa, questi ragazzi che sono tutti più alti di me, di lui, eccetera, tutti su 1,90, ha detto meritano un palcoscenico più importante. Quindi una teorica B2, trovandole, potendosela permettere, sarebbe una bella cosa. Magari lotteremo, se no andremo avanti con questi passi successivi che stiamo facendo. Intanto ci gustiamo questa bella festa, e poi, per dirla con Crozza quando imita Salvini, vi do un dato, fa lui, no? E il dato sono 324 coperti alla cena della Zinella, che vedremo nel servizio della Laura di lunedì prossimo. Quindi, servizio, un'intera puntata ti abbiamo dedicato. Un'intera puntata, cioè, ci picchia, ragazzi. Marco, a te invece dedicheremo la puntata del 8 di giugno, quindi l'appuntamento è appunto per il 4, altre cose da aggiungere? Beh, abbiamo già detto tantissimo, direi, quindi siamo veramente in dirittura d'arrivo, quindi teniamo duro questi ultimi giorni per poi dedicarci tutta l'estate per la prossima stagione. Come avete capito, appunto, Topo Volley non va assolutamente ancora in vacanza, tanti gli argomenti, però intanto andiamo a sentire da Marco Bonita quella che è la presentazione del suo nuovo libro. L'ha scritto a quattro mani, nel senso che c'era anche Doriano Rabotti che gli ha dato una mano, il collega del resto del Carlino. Vi lascio quindi con l'intervista al CT Azzurro, da domani impegnato in Svizzera. Grazie a Rosario Paladino, grazie a Paolo Penazzi, grazie a Marco Bergonzi, grazie a Maurizio in regia. Allora, lunedì prossimo speciale trentennale dello scudetto della Zinella, lunedì dopo saremo invece in onda con lo speciale dedicato alla festa di Piacenza. Restate insieme a Topo Volley, questo è Marco Bonita. Marco Bonita, anche scrittore, ci racconti un po' di questa avventura che hai intrapreso, una nuova avventura non sportiva. Beh, scrittore diciamo che è un parolone, parola molto grossa, diciamo che ho deciso insieme a Doriano Rabotti di mettere nero su bianco qualche piccola mia considerazione in un libro che è un libro intervista, non è propriamente un libro scritto da me. Mi ha divertito molto, era un pochino titubante all'inizio e spero che possa destare un po' di curiosità. Iniziamo dal titolo. Il titolo è stato una genesi molto lunga, un parto plurigemellare. Alla fine abbiamo deciso che questo libro si intitolerà La riga e il cerchio. Hai detto intervista, ma di cosa parla? Ma diciamo, in generale parla di un bambino che ha avuto una folgorazione fin da piccolo per fare l'allenatore, che è passato attraverso diverse esperienze positive e negative, e poi
alla fine si ritrova a 52 anni ad avere voglia anche di raccontarlo. Quindi anche molto autobiografico, direi. Beh sì, direi che racconto cose che so, cioè un po' di pallavolo e soprattutto me stesso. Tu per le tue cose sei abbastanza riservato, com'è stato questo metterti tra virgolette a nudo, un'operazione che non è che hai fatto spesso? Sì, è vero, devo dire che quando me l'hanno proposto e me l'avevano proposto anche altri precedentemente, ho sempre detto di no. Il pudore mi frenava perché alcune storie della mia vita, come di tutti noi, non è così semplice raccontarle, credo di essere arrivato in un momento della vita che con molta semplicità lo posso fare e l'ho fatto. Questo nei confronti della squadra, come pensi verrà? Qualcuno intanto l'ha letto e hai avuto qualche commento, diciamo anche se non l'hanno letto, che commenti hanno fatto? Ma io ho semplicemente detto, guarda, sto scrivendo un libro, ci sei anche tu, c'è qualcosa che ti riguarda, ovviamente ho parlato male, insomma l'ho messa un pochino sul ridere, ma realmente nessuno sa ancora, diciamo, il succo di questo libro. La prefazione di Carlo Magri, cosa dice questa prefazione? Dice quello che è in suo possesso, cioè una conoscenza del sottoscritto ormai più che decennale, e siamo passati io e lui, io e la federazione attraverso diversi momenti, forse valeva la pena di raccontarlo e lui è stato molto felice di scrivere qualche riga su di me. In collaborazione con